aveva la capacità incredibile ai suoi tempi, insomma si parla di anni 60, anni 70, insomma diciamo che i testi, le donne comunque avevano sempre questa immagine un po' di remissione, non erano proprio in prima linea. Mina era diversa, perché lei parlava degli uomini in modo vero, cioè lei si sentiva, era una donna, lei parlava in modo sensuale, cantava con una sensualità che non era tipica di quei tempi, ma lei lo faceva e passava da una freschezza come quella di Mille Bolle Blu a una sensualità come quella del brano che stiamo per fare. Che stiamo per fare? Ragazzi, vi boccio tutti. Sì, ma se parli
Thank you.
cosa, perché è bellissimo suonare con persone che suonano lì e fanno musica. È una cosa incredibile. Matteo, a parte Jimmy, io partirei di nuovo a ringraziare tutta sta gente. Mi sono distratti, ve lo buco il pallone. La teacher, cioè si deve distinguere. Leonardo Peruzzi al basso, se ci fosse lui tante cose non ci sarebbero. Anche lei, se ci fosse lei. Io ringrazio anche Simone Biagini, che è ospite, altrimenti Guglielmo Evoli alle percussioni, ci stavo cascando. Giulio Maria alla tromba. Luca D'Estasio, ormai suonare con Luca è tipo, io penso un pezzo e lui lo suona. Non sto scherzando, cominciamo a fare sta roba impressionante qua. Parlando di Mina, basta! Già mi sento da me, che forza! Parlando di Mina, possiamo dire che lei, oltre ad aver interpretato dei bellissimi brani originali, è stata interprete anche di... ha fatto tante cover, ecco, di canzoni, di pezzi italiani, anche stranieri, molto famosi, di cui una particolarmente, diciamo, è stata più ascoltata e passata più alla storia nella musica commerciale. Originariamente era di Alex Britti. Nel suo famosissimo video lei l'ha cantata una volta, come tutte quelle altre che faceva. Luca dice di sì, è felice perché ho studiato. Soltanto un'altra fragile illusione, se le parole fossero una musica per te, suonare ore dove ancora ore, e dirti tutto di me. Sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché sguardo trovarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non ho aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo I'm
grazie mille.